empty your mind. Ciao ragazzi, benvenuti su Neo Kung Fu. Oggi vediamo un tutorial di Nunchaku. È un tutorial molto importante per quanto riguarda i cambi di mano. È preceduto da un 8 che va verso l'alto, quindi se volete informarvi sul tutorial che va verso l'alto, sul riquadro qui a fianco, se appunto ci cliccate sopra venite rindirizzati sul tutorial precedente che spiega l'8 verso l'alto. Tutti i tutorial successivi, o molti di questi tutorial, saranno preceduti o da un 8 verso l'alto, o da due 8 laterali, quindi o verso l'alto o verso il basso, o da due 8 circolari, sempre o interni o esterni. Se non sapete fare questi tutorial, comunque ci saranno altri video di spiegazione per questi tutorial. Abbiamo detto che è un tutorial fondamentale per quanto riguarda i cambi di mano, quindi per il passaggio dalla mano destra alla mano sinistra durante il maneggio dell'arma. Abbiamo detto che abbiamo un 8 che va verso l'alto prima di effettuare il cambio di mano, quindi abbiamo una rotazione esterna, una rotazione interna, una rotazione esterna. Il cambio di mano lo facciamo dietro la spalla opposta, quindi buttiamo il Nunchaku dietro la spalla opposta e con l'altra mano, appoggiando il dorso della mano dietro la schiena, andremo a effettuare il cambio di mano. La mano superiore si stacca e si ripete la stessa cosa con la mano opposta, quindi rotazione esterna, interna, esterna, buttiamo l'arma dietro la spalla opposta, dorso della mano dietro la schiena ed effettuiamo il cambio di mano. Un'altra indicazione sull'uso del Nunchaku: vi ricordo che le rotazioni, tutte le rotazioni, non devono essere di catena, altrimenti il Nunchaku sarà veloce e non avrà potenza. Quindi non importa che la mano sia vicino alla catena piuttosto che al centro, piuttosto che nella coda dell'arma. Anche se la mano comunque è verso l'alto, quindi anche se gli attacchi saranno meno potenti piuttosto di un'impugnatura verso la coda, la rotazione deve comunque essere di polso. Quindi il polso devi accelerare l'arma e non la catena, perché posso fare i maneggi di catena sia se impugno l'arma nella parte alta del Nunchaku, quindi verso la punta, posso fare i maneggi di catena anche se impugno il Nunchaku nella coda. Quindi l'impugnatura la scegliete dove volete, quindi se alta, centrale o bassa, e i maneggi devono essere tutti di polso, quindi accelerare l'arma con il polso sia a destra che a sinistra e non di catena. Quindi i maneggi di catena sono differenziati appunto dal polso che è fermo e non ruota. Quindi se il polso ruota, dopo un po' sentite la spalla che brucia. L'utilizzo di quest'arma deve essere molto veloce. Dobbiamo pensare di tenere a distanza dei nostri avversari, quindi l'utilizzo del Nunchaku, quindi le rotazioni e i maneggi, non saranno caratterizzati da tante prese, da tanti cambi di mano, in quanto le prese e i cambi di mano rallentano molto l'esecuzione del movimento, e quindi sempre in linea teorica saremo più lenti nel difenderci da questi ipotetici avversari laterali. Quindi i movimenti saranno predominati dall'uso di una stessa mano e solamente in rare occasioni ci saranno i cambi di mano. Ovviamente per quanto riguarda l'allenamento del Nunchaku, tutto si impara prima con la mano dominante e poi si lavora anche la parte non dominante, in quanto il lavoro della parte non dominante aiuta e migliora e velocizza il lavoro della parte dominante. Quindi, ripeto, per l'allenamento si allenano entrambe le braccia, però dobbiamo sempre pensare il lavoro veloce con una sola mano. Potete lavorare ad esempio solo di destra oppure solo di sinistra.